Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Oggi vi ho portato la guida al platino di Zippy the Circle, livelli 8, 9 e 10, un nuovo titolo di Breakthrough Gaming disponibile sul PlayStation Store sempre a 99 centesimi. Iniziamo questa nuova avventura, partiamo dal livello 8. La nostra amica Zoe è stata catturata, dobbiamo liberarla entro il tempo limite di 300 e quindi recuperare la chiave. Tornare indietro per liberarla. Per prima cosa usciamo qui a destra, poi subito in basso, qui ancora in basso e a destra. Adesso seguiamo il percorso. Qui ancora in basso. La strada è piuttosto unica da seguire. Proseguiamo qui in basso a sinistra, ecco la chiave. Adesso possiamo tornare indietro e liberare Zoe dalla cella. Ancora qui in alto, a sinistra. E ci siamo. Ora si sbloccheranno alcuni trofei. Ottimo, adesso proseguiamo con il nono livello. Dovremmo allontanarci utilizzando un veicolo e raccogliere tutti quanti gli anelli. Possiamo anche saltare utilizzando la X, e infatti dovremmo farlo per raccogliere tre anelli che sono sospesi da terra, quindi è molto importante raccoglierli. Sono 12 in tutto, iniziamo. Qui saltiamo. Saltiamo, ecco il secondo, ne manca solo uno da prendere saltando. Eccolo qua. 11 e adesso l'ultimo è direttamente sulla strada. Abbiamo completato anche questo nono livello, raccolto tutti gli anelli e sbloccato la medaglia. Andiamo avanti e completiamo l'ultimo livello di questa nuova avventura di Zippy the Circle. Dovremo fuggire con Zoe su una pista ghiacciata e trovare la strada giusta per sfuggire da questo labirinto. Anche qui abbiamo un tempo limite, non dobbiamo sforare i 350. Iniziamo andando in alto e poi subito a destra. Mi muovo piano per non scivolare troppo. Poi qui in basso proseguiamo a destra, seguiamo il percorso. In alto. Adesso la prima uscita a destra. In basso. A destra. E abbiamo completato la prima porzione del livello. Adesso proseguiamo, qui subito scendiamo in basso, tutto in basso. Arrivati qui al fondo, non la prima uscita in basso, ma la seconda, subito a destra. Su. Proseguiamo qui a destra, in basso. Seguiamo il percorso e siamo arrivati all'uscita. Abbiamo completato anche questo decimo livello nel tempo limite e abbiamo ottenuto una nuova medaglia. A questo punto si sbloccheranno gli ultimi trofei, incluso anche il platino.
Perfetto ragazzi, abbiamo completato anche questa nuova avventura di Zippy the Circle. Io mi fermo qui con questa guida al platino, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo con il prossimo video sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!